Se la ZTL di Chiaia è nata come decisione necessariamente veloce e poco partecipata per le esigenze legate all'America's Cup, la costruzione della nuova ZTL che la sostituirà avverrà seguendo un percorso di condivisione e di ampio ascolto delle parti coinvolte. È una delle principali risposte che sono state date questa mattina dall'assessore alla mobilità Anna Donati nell'audizione che si è tenuta in commissione consiliare alla presenza di tutti i rappresentanti delle categorie produttive e sociali che hanno voluto partecipare all'incontro. Non è mettere in difficoltà i cittadini, ma trovare delle soluzioni a problemi veri che ci vengono posti. Quindi anche questa è un'occasione di ascolto con i commercianti, che peraltro ho già incontrato in diverse sedi e in diversi modi. Io, l'assessore Narducci, il sindaco, per arrivare, mi auguro domani, a definire meglio qual è un provvedimento corretto che tenga conto delle obiezioni, salvaguardando in principio che il lungomare resta pedonale, perché il sindaco e la giunta su questo non sono disposti a tornare indietro. La proroga temporanea servirà a delineare meglio il percorso che porterà al provvedimento definitivo. Potrebbero essere previste per ora due fasce nuove e ridotte per gli orari del blocco, il senso di marcia invertito in via Chiatamone e l'apertura del parcheggio di viale Dorn. Vogliamo potenziare un po' per tutto quello che è possibile con le nostre risorse il trasporto pubblico, cioè mettere in campo un provvedimento un po' più leggero, ma che non smonta affatto il lungomare pedonale, un po' di ZTL, potenziamento del servizio, molti eventi che nell'estate dovranno avvenire proprio sul lungomare, proprio come segno, diciamo, di attenzione a quel posto così straordinario. C'è anche una riscoperta di tante altre parti di città di un pezzo che invece prima sembrava sostanzialmente precluso. Nella discussione di oggi sono già emerse sia criticità sia elementi propositivi e si è avviato dunque un iter che avrà un altro punto di grande interesse nel Consiglio Comunale tematico convocato per il 17 maggio. Un progetto definitivo che naturalmente dovrà essere discusso a tutti i livelli, naturalmente prima le istituzioni, commissione, giunta, municipalità, con un proprio parere, e poi naturalmente anche con il vasto mondo delle associazioni, delle categorie, chi vive su quel territorio.